Allora ragazzi, in queste settimane ho regalato, no, scusate, anzi, ho comprato un iPhone per mia mamma. Se l'è comprato lei, se l'è pagata lei, non gliel'ho regalato. L'ho comprato io, ma l'ha pagato lei. Perché? Perché aveva un vecchio Android, aveva un Samsung S7, se non sbaglio, una roba veramente vecchia, e quindi ha voluto evolvere in un telefono nuovo e diverso. Quindi compriamo questo iPhone che sappiamo essere molto simile, cioè nel senso che le app sono esattamente come quelle di Android. E prova ad usarlo, lei prova ad usarlo, ma fa veramente fatica. Ma fa fatica perché? Non perché abbia dei problemi lei o le persone di una certa generazione abbiano un problema, ma perché secondo me le tecnologie che sono racchiuse dentro i dispositivi sono diventate così complesse, così sfaccettate, così ampie le possibilità di cose che si possono fare da rendere l'interfaccia l'unico vero limite che hanno questi dispositivi. Cioè la tecnologia non è più il limite. Il limite è l'interfaccia che accede alla tecnologia. Perché all'interno di uno schermino tu devi racchiudere tutte le cose che ci puoi fare dentro. Quindi diventa complicato perché se la strisciata la fai dal basso verso l'alto o da metà verso l'altro, cambia completamente l'approccio che hai al telefono e come il telefono si comporta con te. Questo per dire cose. Che secondo me il vero prossimo passo rivoluzionario, come è stato per esempio l'iPhone con le interfacce touch, non sarà una tecnologia, ma sarà un nuovo modo di utilizzare questi dispositivi. Ma tutto, anche le console, pensateci, i joypad sono limitati, limitativi, perché contengono troppi comandi, troppe combo e combinazioni. Quindi la prossima rivoluzione sarà di interfaccia e non tecnologiche. Come potrà essere? Secondo me solo una, il parlare con i dispositivi. E questo ci mette di fronte a una condizione molto complicata. Rock and roll.